in aumento questo fenomeno che colpisce una delle categorie più fragili. Sì, è un reato oscuro, è un reato che ha la capacità di colpire le persone più deboli. E noi oggi con questo incontro vogliamo dare delle indicazioni di massima, vogliamo parlare del fenomeno perché è un fenomeno che esiste, è un fenomeno che si è accresciuto con la pandemia e con il post pandemia, perché stando a casa parecchie truffe sono state commesse anche con l'uso di internet, quindi massima attenzione a internet. Io poi dico ai figli degli anziani e nipoti: state dietro ai vostri nonni, ai vostri genitori, e poi in casa possiamo mettere delle telecamere che ci controllano la nonna, ci controllano il nonno, non è violazione di privacy. Una telecamera che costa 20 euro, 19 euro, tu hai possibilità di controllare la tua nonna che sta solo in casa. Lo facciamo per loro.